Seravezza, benvenuti alla seconda puntata di Shoutout. Nuovo anno e ovviamente anche nuovo studio per questa attesissima puntata. Abbiamo qui con noi due ospiti d'eccezione oggi: il nostro portiere Ettore Lagomarsini e il nostro centrocampista nonché capitano Marco Granaiola. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Intanto avete l'onore di essere i primi ospiti dell'anno, quindi aprire questa nuova nostra trasmissione oggi per me è un onore, anche perché ha avuto successo, tanto successo la prima puntata, quindi qua la seconda abbiamo scelto due ospiti come voi, due grandi del calcio. Possiamo dire due grandi del calcio? No, del calcio, no, del calcio, no, del calcio seravezzino, possiamo dire due grandi del calcio seravezzino? Allora, con voi andremo un pochettino ora, dato che abbiamo sempre il settore giovanile, come sappiamo, e la scuola calcio bloccati dal Covid, quindi si stanno aspettando le partite ufficiali che poi andranno a svolgere i ragazzi, però intanto noi abbiamo già iniziato, abbiamo già recuperato proprio ieri la partita del girone di andata contro il Givorgo. E quello che vi chiedo io un po' è così una prima analisi della partita di ieri, che è partita bene, poi c'è stato forse qualcosa che è calato. Allora, intanto lo chiedo a te Ettore, che sei vicino a me, e che cos'è che non è andato tanto, poi che ieri ma, c'è stato quel... Ma quando si analizzano queste partite non c'è mai un fattore, diciamo, preponderante su altri, è un insieme di cose. Sicuramente va dato atto che gli avversari hanno preparato sicuramente un'ottima partita, l'hanno preparata molto bene e bisogna darne atto di questo, sicuramente meglio di come abbiamo potuto fare noi. Ci sono state anche delle componenti che non ci hanno agevolato, soprattutto il secondo tempo siamo praticamente rimasti in 10 quasi subito, quindi abbiamo giocato una buona parte del secondo tempo, quasi 30 minuti penso in 10, e anche questo non ha diciamo migliorato le cose. Il primo tempo eravamo riusciti un po' meglio, diciamo, anche noi a creare qualche occasione, insomma, a imporci a tratti anche noi con il nostro gioco. C'è sicuramente da dire che sono partite queste che conta molto l'episodio, conta molto la concentrazione generale, quindi quando la partita comincia a prendere una certa inclinazione, poi è anche difficile, e magari l'episodio dell'espulsione nel secondo tempo ci ha penalizzato. Siamo stati anche bravi nel secondo tempo a partire subito in maniera propositiva e a ripareggiare il risultato, quindi questo e alla fine comunque per il secondo tempo che è stato a portare a casa un punto che si è rivelato d'oro. Io penso che a livello generale comunque sia mancata forse un po' di concentrazione in generale, sia nel primo tempo che anche magari nel secondo, sui dettagli, sulle piccole cose che possono poi nell'insieme rivelarsi fondamentali. Hai parlato di espulsione. Faccio così un piccolo spoiler, dopo avremo proprio l'autore dei due falli, quindi l'espulso della partita, ma intanto chiedo Marco, sei d'accordo su quello che ha detto adesso Ettore? Il tuo punto di vista anche da capitano è molto importante. Sì, no, sono d'accordo con quello che ha detto Ettore. Quello che posso dire in più è che comunque è stata una partita difficile contro un avversario difficile. Ora dobbiamo capire noi squadra, noi gruppo, che più andremo avanti, più quando giocheremo con squadre che lottano per salvarsi sarà sempre più difficile, perché daranno sempre quel qualcosina in più, e noi dovremo essere bravi a essere più cattivi a livello calcistico di loro. Comunque io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e dico che è stata una partita difficile, siamo andati sotto, abbiamo recuperato, siamo rimasti in 10 e siamo stati bravi a tenere un risultato, un punto che ci permette di girare il girone di andata a 25 punti, insomma, secondo me è un risultato di tutto rispetto, siamo ottavi, quindi nel senso non, certo, non poi ci dobbiamo piangere. Qua, le ultime 4 partite sono tutti risultati positivi, quindi che fanno classifica, infatti, che ci permettono di scalare. Ora dobbiamo già pensare alle prossime, ci aspettano due partite importanti, difficili, perché andiamo domenica a Lentigione e poi in casa con Ravenna, quindi dobbiamo ripartire da questi, bravo, hai detto bene te, da questi 4 risultati positivi, per capire che siamo una squadra che se la può giocare con tutti e prepararci al meglio per Lentigione. Ettore, ti faccio una domanda un po' così, un po' da bar, no?
Ma giocare con un capitano piastrino, te che sei avvenzino, no? Ok, come... Cioè, quando ti hanno detto il tuo capitano sarà uno di Pietrasanta, no? Te che comunque No. sì, hai avuto anche tanti capitani importanti, ecco, come l'hai vissuta questa... Cioè, il trauma, puoi raccontarci questo trauma? No, no, Sei stato un trauma, nessun oppure... trauma, ho scoperto stasera che era, Che era... non, assolutamente nessun trauma, perché penso che queste sono cose che non, cioè nell'ambito calcistico sì, possono essere, come dici tu, dei discorsi magari da bar, da fare un po' per divertirsi, ma poi fondamentalmente quando hai dei compagni di squadra si crea un rapporto e un legame che va ben oltre a quello che può essere poi certi tipi di diversità che si hanno fuori, comprese queste cose qui, sicuramente non hanno assolutamente nessun rilievo calcistico, ci si può scherzare, ma Certo. non assolutamente, anche se mi sta un po' antipatico, Perché, ma devo per, non perché Castrino, dire. proprio No, no, per così in altri motivi. generale. Marco, invece, avere quest'anno in squadra un portiere come Ettore, comunque un portiere che ha fatto tanti anni il professionismo, ti dà un po' più di sicurezza nel reparto offensivo? Cioè, per te può essere anche un punto di riferimento, anche appunto ti aiuta a fare spogliatoio, perché comunque sia... Sua esperienza, lui fa parte come te dei più vecchi, tra virgolette, ora non mi lincerete per quello che ho detto, perché però ecco, ti aiuta anche un po' nella gestione. No, non è che Ettore potrebbe essere un punto, Ettore è un punto di riferimento, è un punto di riferimento per noi vecchi, ma deve esserlo soprattutto per i ragazzi che si affacciano, se non per la prima volta, comunque in questo campionato di Serie D. E poi Ettore non lo scopro sicuramente io come calciatore, ma io l'ho scoperto come ragazzo e devo dire che è un ragazzo eccezionale. Ora no, perché è qui, perché sarebbe facile. Però lo dico veramente col cuore, è un ragazzo eccezionale e all'interno di questo gruppo è fondamentale, insomma, è una persona che aiuta tanto e dà una grossa mano a tutti, anche se alla fine fa un ruolo comunque che si potrebbe anche estraniare un pochino, però in realtà riesce ad aiutare tutti e sono molto contento che sia con noi. E lo sentiamo che lui è uno che parla molto, urla molto, aiuta sempre i difensori. Poi abbiamo modo anche di sentire gli altri ragazzi, che ovviamente sono più giovani, ma ecco quello che lui è un po' la voce, è la tua retrovia. Tu riesci a dare la tua voce ai ragazzi che sono avanti. Molte volte lui, quando c'è da rientrare, lo sentiamo Sì. che c'è, che è presente. E invece questo, una domanda su questo campionato, no? Perché probabilmente questo è, uno dei, è il girone forse più difficile, il girone dove ci sono più squadre blasonate. Che cosa ne pensi, Ettore, di, appunto, di questa cosa che ho detto io, quindi del fatto che il campionato è molto difficile? Si potrebbe dire che per certi versi tante, cioè è un girone da serie D superiore. Sì, beh, sicuramente all'inizio dell'anno di tutte le ipotesi che di gironi che potevano capitarci, ci è capitata quella un po' più difficoltosa, perché sia a livello di blasone delle squadre, ma anche poi del livello tecnico delle squadre, perché poi il blasone conta, ma poi in campo ci vanno i giocatori. E sono tutte squadre che, oltre ad essere blasonate, sono anche rose veramente competitive, rose con giocatori che hanno fatto tanto i professionisti. Tutta la parte alta della classifica sono squadre che hanno, sono molto ben organizzate dal punto di vista anche proprio umano, cioè hanno dei calciatori importanti. E questo sicuramente cioè, ci complica nel senso delle cose, però è anche uno stimolo, deve essere uno stimolo sia per noi un po' più grandi, sia soprattutto per i ragazzi che possono mettersi in mostra con appunto squadre come Ravenna, Rimini, squadre che hanno calcato categorie superiori. Quindi sicuramente è una cosa che può essere solo che uno stimolo, perché comunque si va a giocare in dei campi molto belli, si va a fare delle partite di calcio vero e quindi è uno stimolo per tutti. Quindi è solamente un fattore positivo. Poi dal punto di vista ovvio della difficoltà del campionato ti può mettere magari in condizioni peggiori, perché essendo più livellato abbiamo visto ci sono le squadre che sono in fondo alla classifica che comunque hanno, mi sembra, 16 punti, 17 punti, quindi Certo, sì. non c'è un grossissimo dislivello tra le ultime e quelle che stanno in mezzo, e questo rende il campionato molto competitivo e molto valido. Quindi questo sicuramente è un lato positivo sotto tutti gli aspetti, e, ovvio che essendo poi più competitivo è anche più difficile per noi fare punti, però insomma penso che qualsiasi calciatore voglia giocare in un campionato del genere anziché in un campionato più semplice, però con squadre magari meno blasonate. Certo, Marco,
Tu che hai fatto tantissimo, la tua carriera è stata tantissimo anche nelle categorie inferiori, ma poi sei arrivato in Serie D e possiamo dire che ti meriteresti anche una Serie C per come giochi. Questo campionato, appunto, come lo stai vivendo rispetto anche agli altri gironi negli anni precedenti? Vedi veramente un tasso tecnico più alto? Ma io penso che ogni girone sia difficile a modo suo. Diciamo che quest'anno ci sono piazze importanti, comunque che hanno rose importanti, hanno budget importanti, però io quest'anno, rispetto magari anche all'anno passato, forse un paio di anni fa, vorrei sottolineare che comunque anche la nostra società ha fatto, secondo me, degli sforzi importanti, perché comunque abbiamo una rosa di tutto rispetto. Ora non dico, non mi metto qua a dire che possiamo vincere il campionato, perché comunque il campionato è difficile e magari neanche arrivare nelle prime 5, però siamo una squadra che secondo me, se riesce a trovare la compattezza giusta, riesce a trovare l'equilibrio giusto, la serenità giusta, può fare veramente bene, perché ha dei giovani, e anche dei giocatori un pochino più esperti che possono anche fare la differenza. Quindi sì, è vero, le altre squadre, però io mi guardo in casa mia e dico che la società ha fatto veramente una rosa molto molto competitiva quest'anno. Bene, bene. Allora ragazzi, io vi liquido in questo modo, dandovi comunque sia in bocca al lupo, invitando tutti quanti i nostri tifosi a seguire, se vogliono, a Lentigione, perché noi siamo a giocare contro Lentigione, una partita che dicevamo molto importante, con una delle squadre che stanno facendo meglio in questo campionato. Quindi ragazzi, io vi ringrazio, faccio in bocca al lupo a Ettore, a Marco e vi do appuntamento a domenica. Noi un attimo ci fermiamo per un piccolo break, a più tardi con i nuovi ospiti. GMN Ufficio, rivenditore ufficiale Ricoh, partner del Servezza Pozzi Calcio, è l'azienda per eccellenza che offre arredamento e macchine per ufficio, stampanti originali Ricoh, lavagne elettroniche, software, sistemi audiovisivi, cancelleria, scrivanie, mobili e tanto altro ancora. GMN Ufficio ti aspetta in Piazza Europa 13 alla Spezia. Ben ritrovati in studio, amici di Seravezza. Sono cambiati gli ospiti, come vedete abbiamo Alessio Viettina e Mattia Zanoni. E ora ci parleranno un pochettino di quello che è stata. Ora iniziamo proprio così, visto che prima parlavamo della partita di mercoledì, ora andiamo a ritroso ancora della partita contro il Carpi. Una partita ben giocata, sofferta, perché il Carpi è stata veramente una squadra a caldo filo da torcere, ma ci siamo portati a casa i 3 punti con quel gol di Rodriguez su punizione. Allora inizierei con te, con Alessio. La partita da protagonista un po' dell'incappo, come l'hai vissuta? Dove ci sono state le difficoltà? Dov'è che il Carpi ha messo più in difficoltà? Allora, prima di tutto, cioè, tengo a dire che dal campo abbiamo un'altra prospettiva rispetto alla prospettiva che si può avere da fuori. Nel primo tempo sicuramente siamo andati un po' in difficoltà perché comunque loro giocavano bene, cioè, cercavano sempre di uscire con la palla a terra e poi comunque secondo me avevano anche una marcia in più rispetto a noi. Hanno avuto delle varie occasioni, tipo su punizione Villanova Preso la ha preso la traversa, traversa certo. e poi dopo il secondo tempo secondo me sono calati loro, sono calati e noi siamo venuti fuori e secondo me siamo stati anche più offensivi anche nell'interpretare la partita. E abbiamo avuto qualche occasione, poi Rodriguez ha fatto un grande gol su punizione e siamo stati bravi a portarla a casa. Ci sono state anche tante occasioni mancate, più volte si poteva andare in vantaggio. Il tuo punto di vista, Mattia? Ah, intanto buonasera a tutti, ma per me è stata una partita che abbiamo saputo soffrire. Abbiamo aspettato l'avversario, però nel complesso è stata una partita giocata alla squadra e come ha detto Alessio adesso, nel secondo tempo siamo venuti fuori noi, abbiamo avuto le nostre occasioni, poi quando davanti hai uno come Rodriguez che calcia di destra e di sinistra, calcia le punizioni in quel modo lì, il gioco te lo può pescare, per fortuna ci è andata bene, diciamo così. E sono 3 punti importanti comunque che abbiamo messo in tasca. Tu, Mattia, sei arrivato nella finestra di mercato, quella invernale.
È vero se ti dico che probabilmente il Seravezza gioca meglio con le squadre più forti, ti ritrovi un po' in questa cosa? Ma probabilmente è un po' per tutte le squadre, dalla Serie A alla Serie B, comunque quando giochi con la grande squadra hai sempre più concentrazione, più motivazione nel farti vedere, e ti poni degli obiettivi personali, quindi ci sta, non è normale, però ci può stare. Invece con le più piccole si soffre un po' più spesso, e anche perché dipende dagli obiettivi che hanno. Però è una considerazione che è giusta quella che dici tu. Da un punto di vista tuo, di centrocampista, nelle partite che abbiamo giocato, nelle ultime partite che abbiamo giocato, quindi con il Carpi e con il Ghiriborgo, dov'è che si è sofferto di più nel tuo reparto e perché? Riguardo alla partita di domenica con il Carpi, secondo me siamo andati in difficoltà al centrocampo, perché comunque il loro trequartista Villanova era molto bravo a trovare, un giocatore molto bravo a trovare gli spazi, trequartista puro, e nelle uscite praticamente andavamo in difficoltà perché lui comunque girovagava alle nostre spalle e c'era spazio. Mentre ieri, a parer mio, non siamo andati in difficoltà al centrocampo. C'è stata però siamo andati forse in difficoltà perché comunque loro superavano la linea del centrocampo, cioè dalla difesa andavano diretti sulle punte, e quindi dovevamo, diciamo, rincorrere. C'è stata però un po' di difficoltà nella costruzione del gioco ieri a mio riguardo, no? Cioè, si passava anche noi forse un po' troppo con i lanci lunghi, poi è logico, le condizioni del campo, la situazione che si era creata, forse il Seravezza dovrebbe iniziare a costruire un pochino più il gioco da centrocampo, cosa ne pensi? Io penso che, cioè, nel calcio la cosa più importante sia vincere. E questo è senza dubbio. Prima, diciamo, penso che dobbiamo, perché comunque queste sono partite importanti, dobbiamo, diciamo, come dice anche sempre il mister, avere la pancia piena. Poi dopo, secondo me, verrà meglio anche il gioco e pian piano si migliorerà tutti. Certo, Mattia, tu già hai vinto un campionato l'anno scorso con il Montevarchi, quindi sai già che cosa vuol dire vincere, e quest'anno sei stato comunque sia preso, comunque sia, ti hanno voluto fortemente, oltre per il talento comunque sia che hai fatto vedere nelle tue uscite nelle ultime partite, però anche perché comunque vuol dire che sei già vinto un po' la mentalità vincente, ce l'hai e si vede. Che cosa ti sei portato in questa esperienza di Seravezza dalla precedente col Montevarchi? Ma vincere un campionato, per come l'abbiamo fatto l'anno scorso, ti porta tanto coraggio, tanta voglia di continuare a fare questo lavoro. E la cosa che mi sono portato dietro in maniera più importante è il lavoro, perché comunque alla fine il lavoro paga sempre. E quello che io ho fatto l'anno scorso a Montevarchi e che abbiamo fatto tutti insieme è solo il lavoro di un anno faticosissimo, e perché comunque per via del Covid che hanno fermato il campionato si giocava tantissimo. Certo. E quindi mi porto dietro la costanza del lavoro e poi qualche consiglio se posso darlo a qualche ragazzo più piccolo di me, che ho imparato anche l'anno scorso dai più grandi, quindi diciamo queste cose qui. Bene. Alessio, tu vieni comunque sia da un settore giovanile importante come Mattia, ovviamente Mattia viene da Genova, tu vieni dallo Spezia, due squadre ovviamente liguri, due squadre che attualmente stanno lottando per rimanere in Serie A, sta facendo più fatica, ahimè, il Genova, lo Spezia si è ripreso nelle due ultime partite in maniera ottima. La tua esperienza nel settore giovanile dello Spezia, che cosa ti ha portato, dato che comunque sì, hai giocato anche in primavera, che cosa ti ha dato a livello proprio anche tecnico, e che cosa ora sei in più rispetto a quel ragazzo che viene dalla primavera? Ma sicuramente, cioè io dico sempre che il settore giovanile è come essere a scuola, mentre comunque quando fai il passo nei grandi vai all'università, cioè o ci sei o non ci sei, questo è il mio pensiero. E sicuramente lo Spezia in questi anni, cioè, mi sono trovato benissimo e non posso, cioè, posso solo che ringraziarli.
e rispetto all'inizio dell'anno, secondo me sono cresciuto a livello mentale, perché comunque all'inizio dell'anno devi ancora capire certe cose quando, certo, quando ti approcci al mondo dei grandi, mentre quando comunque dopo un po' diciamo che ti abitui a certe cose e ha tutto un peso diverso nel mondo dei grandi rispetto a un settore giovanile. E poi comunque anche a livello fisico è più un livello più alto, sei ovviamente cresciuto anche a livello fisico, incontri dei giocatori che comunque hanno sempre giocato a un certo livello, mentre comunque nel settore giovanile giochi sempre con il parità oppure di un anno più grande tipo in primavera l'anno scorso. Beh, Mattia, ti faccio una domanda molto tecnica e qua devi stare molto attento a come rispondere perché potresti avere delle conseguenze, no? Hai assaggiato la focaccia che fanno dalle parti, no, della Versilia, no? Vorrei sapere, soprattutto quella di Montignoso, perché lui è Moncero, vorrei sapere se riesci a dargli una sufficienza oppure se nulla può competere con quella genovese. Mi dispiace, ma... Siamo troppo lontani. Tu invece che hai assaggiato quella spezzina anche, no? Come puoi dare un giudizio? Cioè, ma puoi essere veramente imparziale, tanto qua non, nessuno ci lincia, speriamo di no. Comunque abita Montignoso nel caso. cosa ci vuoi dire? No, voglio, questa domanda è molto importante perché vorrei capire che cosa ne pensi. Se sei del suo solito pensiero o se devi salvare la pellaccia in questo momento. No, salvo la pellaccia. Salvi la pellaccia. Sì. E ragazzi, allora, ora... Però dalla loro parte hanno il pesto, quindi... ma anche qua dicono che c'hanno... No, qua dicono... Dalle tue parti dicono che c'hanno il raviolo, cos'è che è? Il tordello? I panigacci sono... I panigacci, ma che anche lì, però, dicono che siano più della Lunigiana. Forse dovremmo sentire Bresciani che cosa ne pensa di questo. Nella prossima puntata potremo veramente... Lo chiederemo, avremo Bresciani come ospite, lo chiederemo a Bresciani se è d'accordo su questa cosa. Noi ce la segniamo intanto, sul nostro taccuino. E ragazzi, domenica si va a giocare contro Lentigione. Tu non l'avevi ancora vista come squadra. Tu invece hai avuto la possibilità di giocarci. E avete già col mister, ovviamente credo che ora abbia lasciato il riposo, però il mister l'ho sentito ieri e già era un po' proiettato la partita di domenica. Come squadra voi avete già parlato per caso della partita? Sapete già come creare una controffensiva nel caso, oppure è un qualcosa che andrete a fare domani? È un qualcosa che andremo a fare domani e sabato okay, mattina durante la rifinitura. Non avete ancora fatto la sessione video, né ancora niente. No. Però tu hai già visto comunque sia la squadra, te la ricordi la squadra, sì, com'è? Sono una squadra che ha delle individualità importanti, una squadra organizzata, un bel collettivo, una squadra che comunque, anche se va sotto, noi all'andata eravamo andati in vantaggio, loro sereni, si sono messi lì e l'hanno portata a casa loro. Anche se comunque Saravezza aveva fatto un'ottima partita, possiamo dire che sì, al di là dei due gol, ma c'è stata comunque sia un ottimo Saravezza. Anche degli episodi un po' mezzi e mezzi che erano andati a loro, e comunque sì, sono una squadra forte, cioè, poi stanno lottando comunque per vincere il campionato, quindi parla la classifica. Anche se comunque sia c'è tutto il girone di ritorno e nella vita ci insegna soprattutto il calcio mai dire mai, mai dire mai. Esatto. Mattia, non giocherai perché ahimè ieri ti hanno dato il cartellino rosso, non ti so chiedere se c'era o non c'era perché ovviamente questi sono poi giudizi a livello così personali, magari a volte possono essere discutibili, però non facciamo della polemica. E assisterai la partita dagli spalti, quindi cercherai di fare il tifo per i tuoi compagni. Assolutamente. Quindi, però so che per la partita quindi tu scontrerai la squalifica e per la prossima partita ancora ti farei sicuramente trovare pronto e al servizio della squadra del mister. Bene ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con noi questa sera. Grazie a te. Abbiamo aperto il dibattito dei panigacci che porteremo avanti per la prossima puntata. Io ringrazio Alessio, ringrazio Grazie. Mattia, ringrazio anche voi telespettatori e vi do appuntamento per la prossima puntata di Shoutout. Buonasera e buon Saravezza a tutti!